Thank you.
Onori ai caduti di tutte le guerre! Le paure, le preoccupazioni, che un conflitto bellico comporta.
I parenti delle vittime che oggi sono presenti ne sono la testimonianza. Parlando di guerra si parla di esercito, di truppe, di soldati, tralasciando spesso il fatto che l'esercito e le truppe altro non sono che un insieme di persone con sentimenti e aspirazioni per il futuro. Siamo stati tutti consapevoli che giovani cittadini, poco più di ragazzini, sono stati strappati alla vita senza un reale perché. Nessuno di loro avrebbe voluto partire, ma lo fecero. Nessuno di loro avrebbe voluto combattere o uccidere, ma lo fecero. Lo squallore della guerra, purtroppo, non è solo un ricordo, ma una dolorosa attualità. Con questa manifestazione il messaggio che vogliamo dare a tutti, ma soprattutto alle giovani generazioni, è che l'umanità deve respingere ogni forma di violenza e sopraffazione. Deve schierarsi contro la guerra senza sé e senza ma. Deve imparare a costruire la pace. A tal proposito è obbligo ricordare a tutti gli uomini e le donne, presenti e nonni, che hanno portato e che portano la divisa, poiché hanno l'arduo compito di promuovere in Italia e nel mondo gli ideali di pace e di sicurezza. Volevo ringraziare, come dicevo, tutti i presenti, tutte le associazioni, le autorità civili, militari e religiose. Adesso passiamo nel clou della manifestazione. Io passo la parola al nostro organizzatore dell'assunto, che incominciamo con la cerimonia e poi avremo la Santa Messa. Diamo lettura dei nomi dei caduti che sono ripresi nella guerra della Russia. Rispondete a presente. I loro familiari porteranno la scheletta che verrà deposta sopra la bandiera. Soldato, un reale veterano, 82° reggimento fanteria Torino, risulta disperso. Presente. Porta la scheletta il figlio Giuseppe Monreale. Sì. Fa per me una fotografia. Soldato Rubino Edoardo, 82° reggimento fanteria Torino, risulta sepolto a Negrinovo, campo PIS 62. Davanti. In Russia porta la stelletta da tuo nipote, Rubino Concetta, Argento Maria Luisa. Presente. La porta. Diciamo sì. Soldato Fabella D'Alogero, 79° reggimento fanteria Roma, risulta disperso, porta la stelletta il nipote Alfonso Di Francesco. Soldato Giglia Pietro, 80° reggimento di fanteria Roma, attualmente sepolto logo 3655, AS in Russia, porta la stelletta il nipote Luigi Solitano. Soldato Augello Angelo, 38° reggimento fanteria, divisione Ravenna, risulta disperso, porta la stelletta alla nipote Cecilia.
Bassettina Augello. Soldato, lo brutto Giuseppe, 53° reggimento fanteria, brigata Umbria, risulta disperso, porta la stelletta alla nipote Maria Pia Monreale e alla tua nipote Isabella lo brutto. Soldato, la peste Antonio, con il 40° gruppo lavoratori del genio militare, risulta disperso. Porta la stelletta alla tua nipote Maria Rizzalato. Caporale Rizzo Salvatore, divisione Giulia, reparto sanità 629° ospedale da campo, risulta disperso, visto morto dal compaesano medico Grazie Angelo, porta la stelletta Gianna Miraglia. Oggi è doveroso ricordare i nostri medici. I nostri medici erano sorpresi e sorpresi dalla campagna di Russia. Divisione Forzesca, medici e sottotenente Michele Sciabarrasi. Divisione La Corigliano, gruppo Udine. Medici Graci Giovanni, 3° reggimento artiglieria Belluno. Medici Capillo Antonio, 11° reggimento artiglieria Udine. Medici Graci Angelo, 11° reggimento artiglieria Udine. Reduce Restivo Luigi, soldato di fanteria. Reduce Sferrazza Salvatore, soldato di fanteria. Reduce Graci Giuseppe, soldato del genio militare. Reduce Giglia Giuseppe, reggimento sanità. Reduce Romano Calogero, 79° reggimento fanteria Roma. Reduce Giglia Nicolò, 5° reggimento artiglieria Corigliano. Reduce Sferrazza Carmelo, 12° reggimento artiglieria. A nome mio e personale ringrazio il vicario generale Don Giuseppe Cumbo e Don Renato Lucena, un ringraziamento va al sindaco e tutta l'amministrazione comunale, carabinieri, polizia comunale, volontari, servizio civile, tutto il coro e tutti gli impiegati comunali, le famiglie dei caduti e le famiglie dei reduci, tutti quelli che hanno collaborato per questa commemorazione. A nome mio personale ringrazio tutte le associazioni presenti, la Fanfara dei Bersaglieri, ringrazio il signor Luigi Falletti, con il suo aiuto datomi per la riuscita di questa commemorazione. Le associazioni, chiamate per nome, un vostro delegato ritira la pergamena. Il sindaco consegna la pergamena in ricordo di partecipazione all'associazione. Istituto Nazionale delle Guardie d'Onore, alla Reale Tomba del Pantheon, delegazione di Agrigento. Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, sezione provinciale di Agrigento, sede in Calmuto.
dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Agrigento. Presente qualcuno? Associazione Nazionale Creativi di Sardegna, sezione di Caltanissetta. Associazione Combattente Medici Invalidi e Mutilati di Guerra, sezione di Calicattì. Associazione Nazionale Bersaglieri di Agrigento. Associazione Fanfara Bersaglieri di Caltanissetta. Oggi commemoriamo Associazione Giubbi Verdi di Castelfranco. Era giusto e doveroso, visto il servizio che fanno. Ecco, sì, non sta alzato. Oggi commemoriamo l'80° anniversario dei caduti castrofilippesi della campagna dei Russi 1941-1943. Descrive gli eventi bellici del Regio Esercito della campagna dei Russi non è mai stato un comune usanza. Sono sempre di meno le persone che ne sono a conoscenza. Nelle scuole non se ne parla molto, c'è tanta disinformazione sulle nostre radici. I reduci sono i nostri testimoni, i nostri portavoci sulla vicenda che sono accadute. Ricordi che sono e saranno sempre lontani dalla nostra realtà di oggi. Purtroppo sono ricordi brutti, di distruzione, sofferenze e di morte. Davanti a questa chiesa, dopo la Santa Messa, passava il postino, si fermò di fronte alla chiesa e iniziò a chiamare a uno i nostri giovani castrofilippesi per consegnare la famosa cartolina militare. Stiamo parlando del 1940, una gioventù castrofilippese che parte non per viaggi di istruzione o per cambiamento d'aria, come siamo abituati oggi a fare ai nostri figli. Andavano incontro alla guerra senza avere la certezza di tornare a casa. Era quello il loro destino, lottare per la pace, per la libertà, la nostra libertà. Castro Filippo partecipa al richiamo del Regio Esercito nelle due guerre mondiali con 1062 soldati. I loro nomi sono trascritti in questi due volumi, 76 di loro sono morti in guerra. La testimonianza dei reduci castrofilippesi è la nostra vera storia locale e italiana. I libri editi li conservano e rafforzano il lavoro di noi ricercatori per dare una risposta alle famiglie e a tutta la nazione. Nella guerra di Russia le perdite umane furono altissime, quasi tutti dichiarati dispersi, perché durante la ritirata il soldato che moriva restava lì per terra, affidato alla neve, al gelo, oppure alla pietà della popolazione civile per dargli una umana sepoltura. 64.000 soldati italiani vennero fatti prigionieri dai russi, costretti a raggiungere a piedi nella neve con il freddo. Si raggiunsero i meno 40 gradi. Nei lager russi furono maltrattati, senza acqua e cibo, tanti morirono per la fame.
altri per malattie che andavano prendendo, stando nelle pessime condizioni igienico-sanitarie. Chi moriva veniva sepolto nei fossi comuni, senza identità. Neanche un funerale dignitoso ebbero i loro paesani. 18 furono i cacciatori pesi presenti in Russia, 8 morti, 6 dichiarati dispersi e 2 in prigione. Vi racconto la testimonianza del cacciatore pesi Grazie Angelo, reduce in Russia dell'11° reggimento artiglieria Udine. Mi dice: siamo in una grande pianura coperta di neve, il freddo glaciale non si poteva resistere. L'ordine era di ritirarci e di stare con il reggimento. Ho visto tanti giovani della mia età, amici e competitori, cadere e morire. Dobbiamo andare avanti, mi disse. Ad un tratto un aereo tedesco a bassa quota lancia dei viveri. Siamo migliaia di soldati, tutti malconciati. Io riuscii a prendere un pacchetto di gallette per mangiare. I giorni passano e sono al limite delle mie forze. Mi fermo. Se mi fermo, muoio. Questo era l'unico pensiero che avevo in testa. Avevo l'ultima galletta rimasta, stavo per mangiarla, quando ad un tratto vedo 4 soldati della brigata Giulia. Mi dissero: soldato, non ti fermare, andiamo avanti. Uno di loro era il compaesano Vizio Salvatore, della divisione Giulia al reparto sanità. Mi ricordò e disse: Angelo, dobbiamo scappare in fretta. Rispondo: non ce la faccio più a camminare. Ho l'ultima galletta, la mangio e vi raggiungo. Mi saluta, passano dietro i cespugli e subito sento la metraglia sparare. Sono stati uccisi. Ho visto il mio compaesano morto e non potevo fare nulla. E la raccontò con le lacrime agli occhi. Questa testimonianza è di un reduce che era insieme ad Antonio Camillo, faceva parte dello stesso reggimento. Si sono incontrati durante la ritirata, sono tornati con le ferite di congelamento della Russia. Angelo Gracci, con le lacrime agli occhi, mi disse: Lillo, il mese di febbraio del 1943 è un mese che non dimenticherò mai. Ho visto tanta gioventù morire. I castoripesi che tornarono erano in 10, tra cui Romano Valoggio, Luigi Destino, che tornò dopo l'8 settembre e venne fatto prigioniero dai tedeschi e portato in Germania. Per sopravvivere, mi disse, mangiavamo delle bucce di patate. È ritornato a fine guerra. A fine febbraio del 1943 si conclude l'odissea del corpo armato alpino. Camminarono per 700 km sulla linea del fiume Don, sostenendo 11 combattimenti. I superstiti arrivano a Gomel il 6 marzo del 1943. Iniziano a riportarli in Italia. All'inizio della guerra, per i trasporti in Russia sono stati necessari 200 treni. Per il ritorno ne servirono solo 17. L'ultimo arrivò in Italia il 24 marzo del 1943. Questa è la nostra storia, e questa è la nostra storia. Il nostro dovere come ricercatori è riportare a casa le memorie di queste persone per la famiglia, che sono stati anni e decenni senza sapere dove sono morte e dove si trovano. C'è ancora tanto da scoprire. Le associazioni come la MIR al ritorno dell'oblio, dove ne faccio parte, cerchiamo ogni giorno di scoprire e trovare queste frazioni di identità di questi eroi nazionali e dare alle famiglie le risposte mancanti per anni, in collaborazione con i nostri amici russi, Alexander Ivan e Nikita Pernov, che come noi si dedicano a riportare le identità che sono state spazzate via dalla società della guerra. I nostri amici russi hanno ritrovato un piastrino di un soldato e tanti altri civili di guerra. Inviato al signor Cristiano Maggi, fondatore del gruppo, e al signor Roberto Venturini e alla signora Emia Cettura, che con onore mi hanno donato le 8 stellette trovate in Russia, nella zona di guerra di Arbuzov, Gorova, Neskolov, dove i nostri soldati italiani eroicamente hanno combattuto, contribuendo così alla mia iniziativa di depositare nel nostro monumento le stellette oggi, le stellette.
Oggi ricordiamo i nostri figli di questo periodo. È un piccolo ricordo dove dentro vi sono incorporati tanti sacrifici e pianto di una gioventù che non tornò più. La testimonianza dei preti ci ha fatto risveglio il senso patriottico che noi e la futura generazione dobbiamo ricordare sempre. Oggi siamo qui grazie a loro. Bisogna sempre guardare il passato per capire il presente e di conseguenza avere un futuro migliore. Oggi li ricordiamo con il monumento che a loro dedicato. Nel 23 settembre del 1923, quest'anno il nostro monumento compie 100 anni, 1923-2023. Grazie. Buongiorno a tutti. Adesso io leggerò una lettera scritta da Lillo Astuto, il nome per fondo di un giovane santato italiano di allora in Russia. È indirizzata ai compagni di sventura, agli italiani in patria e a tutti i posteri. Dalla steppa di Russia grida il soldato italiano: perché ci avete dimenticato? Partimmo con orgoglio e amore di patria, lasciando la famiglia e tutti i nostri sogni. Lo Stato, nel bel mezzo della nostra giovinezza, ci ha portato in una terra lontana. Io con la terza elementare, qualcuno con la quinta. Ci hanno chiamato, ci hanno detto: si parte per la Russia. Lo spirito di corpo ci ha invogliato a essere coraggiosi. Perché cosa? Non lo so. Arrivammo in quella terra lontana che non sapevamo neanche dove fosse. Fummo in prima linea e il nostro eroismo non mancò. Ma questa era bella, il delitto, chi morto. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma quel nemico è lì, pronto, che aspetta. Si chiama inverno russo. Scende la temperatura fino a raggiungere i 40 gradi sotto zero. Non c'è tempo per pregare. I lamenti italiani sono condotti in quella terra dove solo la morte li aspetta. Soldato italiano, il tuo corpo rigido, disteso per terra, fa paura solo al tuo amico che ti copre con una coperta bianca e ti conserva per tutta l'eternità. Si deve andare avanti per testimoniare la tua morte. Tu, soldato, cadesti sotto il fuoco nemico. Il tuo sangue italiano macchiò quel manto bianco che non avevi mai visto. Soldato italiano, piangi in quella steppa, testimone di tanta bella gioventù caduta. In patria, le mamme senza notizia sperano, pregano con fede a Dio per il tuo ritorno. Il tempo passa, il cuore di mamma è triste, il pensiero è fisso sul tuo ritorno. Ma i corpi dei giovani soldati italiani sono sempre lì, protetti da quella coperta bianca sotto il cielo stellato. Oggi, forse una cuccia di legno segna il posto di qualche ignoto ragazzo di allora. Altri giovani corpi, senza vita, si trovano in una fossa dove una scritta su una pietra recita: fossa comune di soldati italiani. Siamo partiti in tanti, giovani, entusiasti di lottare per dare gusto nel bando alla patria, ma siamo tornati in pochi e segnati dal dolore. Lillo Astuto, 26 marzo 2023.